Come potete vedere, ho deciso di cambiare la Tax Pack e mettere questa che mi sarà consigliata dal mio fratello. È tecnicamente una fusione fra la Chroma Hill e la Stax. Ho deciso di utilizzarla per questa puntata, ma sinceramente, a parte l'effetto che fa sopra i mattoni di pietra, e su alcuni materiali come la terra, la lava e il pietrisco, non la ritengo una tax pack in cui ho intenzione di usarla a lungo. Ormai questa puntata è iniziata, per cui la utilizzo, ma non credo proprio che la utilizzerò anche per le puntate per future. Se ne andrà a fare. La Stax piace molto a mio fratello, ma a me mi piace la Chroma Hill, non ci sta niente da fare. Questa è un po' troppo cartunesca per me. Sì, ammetto che l'effetto sui mattoni di pietra è veramente gradevole. Questo non lo posso negare. Ma non mi piace. Ok. Questo è quello che ho fatto fino a mo'. E adesso vi porto a fare un giro sott'acqua. Visto quello che avevo detto? Le scalette fanno lo stesso effetto dei cartelli. Ed eccomi nel mio antro sotterraneo. Qua ci sono delle spaccature che dovrei. Ma che bello! È venuto a trovarmi il suo stronzo. Mi ricorda un po' la puntata che poi Paradosso non ha più pubblicato, un Enderman sott'acqua. Infatti pure Paradosso fece una miniera sotterranea e anche a lui venne a trovarlo questa testa di cazzo. Lo so che con l'arco non mi faccio un bel cazzo, ma almeno lo costringo a spostarsi da lì. Che bello! Stavo cercando di salire sulle scale. Il problema è che qua è troppo basso il tetto. Il problema invece è che laggiù ha tutto lo spazio che gli serve. Potrei rompere un blocco e far cadere l'acqua, questo forse lo manderebbe via dai coglioni. Oppure potrei. Ma cazzo ha fatto a respingerla? Forse ha deciso di andarsene. Forse. Che faccio? Scendo? Rischio? Oppure sfondo e faccio cadere l'acqua. Vabbè, io ho deciso di rischiare. E sembra proprio che non ci sia. Metto qua al riparo. Sembra che se ne sia andato. Evidentemente ha capito che qua non è un buon posto per lui. Ok. Visto che se ne andava via dei coglioni quel rompipalle, mi sembra giusto utilizzare questo tempo per poter raccogliere un po' di elementi scenografici, andesite, diorite e granito, naturalmente. Anche se trovare del ferro mi meraviglia un po'. Comunque, visto che ci stava l'oro a terra, era plausibile che avrei trovato qualche materiale anche qui dietro. Diciamo che con la fusione di queste due texture pack, il ferro ha un aspetto veramente di merda. Sembra che tutti i materiali siano sporchi, imbrattati su di ciume. Capisco che gli sviluppatori della Texture Pack devono in qualche modo svariare, però fondere due Texture Pack che si fanno a cazzotti l'una con l'altra,
Non credo sia stata la scelta migliore che potevano fare. Comunque, oggi non sono qua solamente per raccogliere materiale, ma anche per farvi capire che questa miniera si trova esattamente al centro di una gigantesca e profonda cavità, che in un prossimo futuro, dopo che avrò creato il tavolo degli incantesimi, il portale, e avrò incantato finalmente qualche oggetto, ho intenzione di esplorare. Per il momento non mi interessa esplorare, per il momento mi interessa procurarmi il materiale che mi occorre per poter fare incantesimi e altre stronzate del genere. Purtroppo mi servono i libri e purtroppo pelle ricavata da le mucche non la riesco a reperire. Perché? Perché in questo cazzo di mondo non sono ancora riuscito a trovare le mucche. Quindi le mie priorità al momento sono queste. Costruirmi delle barche e iniziare un po' di esplorazione. Cercherò nelle isole vicine, se ce ne sono, sperando che trovo degli animali che potrò in qualche modo allevare e iniziare finalmente una produzione di pelle e magari anche carne, perché il pesce mi sta praticamente uscendo dalle orecchie. Era bello l'effetto di salire le scale e guardare il mondo da sott'acqua. Ah, a proposito, è vero. C'è una cosa che ancora non vi ho fatto vedere. Io ho quasi completamente ultimato la mia torre, il mio castello. E mi sembra anche giusto farvelo vedere. Il motivo per cui tengo questi blocchi di terra. Ma prima di tutto devo fare una cosa, scusatemi, è importante. Ho modificato un po' la mia, come posso definirla, garsonier. Visto? Questa era una cosa che volevo farvi vedere. Due porte agganciate insieme, vorrei sapere neanche io come cazzo ho fatto. Allora. Questo è, diciamo, il punto d'ingresso. E finalmente quella è la mia torre. Naturalmente con questa texture pack non è tanto bella. Ora ve la faccio vedere un po' più dall'alto, in modo che mi potete dare un consiglio su come ulteriormente posso modificarla. Messa così, sembra quasi il castello di qualche dungeon, di qualche RPG. L'effetto della lava che cola e finisce in quelle gugne mi è venuto proprio istintivo farlo così. E mi piace. E adesso, dopo che ho fatto fuori questa pila di terra, mi voglio mettere a corrente di un'altra cosa. Dal prossimo episodio questa texture pack finisce nel cestino dei rifiuti. Poi ho deciso di iniziare una ricerca. Andrò in quella direzione con una barca e incomincerò a cercare. Quindi, dalla prossima volta, probabilmente mi vedrete in viaggio. Ciao!